Moria Baccail, campionessa Umbra, sei qui per il Giro d'Italia che viene a casa tua. Come ti sembra questa festa rosa? Ma sinceramente ho seguito poco perché sono appena rientrata dalla Cina, però speriamo che nelle prossime tappe si veda ancora più italiano di quello che si è visto finora e vediamo. In Cina al Tour of Chongming, com'è andata? Diciamo che è andata molto bene, visto che sono riuscita a portare a casa una tappa e un terzo posto in Coppa del Mondo. E sono arrivata seconda nella classifica generale della corsa a tappe per un solo secondo, perciò penso più che positiva. Adesso i tuoi obiettivi quali sono? Il Giro d'Italia tra un mese? Sì, dal 28 giugno all'8 luglio ci sarà il Giro d'Italia. Ma ci sarà qualche notizia in merito? Ancora non è stato presentato, perciò siamo in attesa di sapere le tappe ufficiali. Prima di allora ci sarà un appuntamento tricolore, no? Esatto, i campionati nazionali, dove comunque sia sempre una gara strana, nonostante il percorso non sia adatto alle mie caratteristiche, vediamo come si mette. Ultima domanda, cosa prova un atleta come te quando viene al Giro d'Italia maschile, a fare una comparazione tra il ciclismo maschile e quello femminile? Ma in questo momento la comparazione è veramente difficile, perché nel ciclismo femminile è completamente un altro mondo. Speriamo che in un futuro con l'organizzazione dei giri possa essere magari unito e essere a livello di quello maschile. In bocca al lupo per tutto, Monia. Per il lupo.